159 casi di figli minori coinvolti in situazioni di violenza domestica, questo è il dato registrato tra il 2020 e il 2021 dall'attività svolta dal Centro Antiviolenza Sirio di Treviglio e illustrata nell'ultima riunione della rete interistituzionale tenutasi in municipio. Sono ancora da elaborare invece i numeri relativi ai primi mesi di quest'anno. L'84% delle donne richiedenti aiuto hanno figli e nell'87% dei casi sono minorenni. Le richieste pervenute allo sportello donna degli ambiti di Treviglio e Romano di Lombardia della rete Non Sei Sola sono state 426, di cui 206 nel 2020 e 220 nel 2021. Le nuove prese in carico sono state 201, di cui 94 nel 2020 e 107 lo scorso anno, a cui si aggiungono le 44 donne già seguite negli anni precedenti. Di queste, 66,6% ha tra i 30 e i 49 anni, 53% è di nazionalità italiana, 54,9% è disoccupata e 68,7% ha riferito che l'autore della violenza è il marito, il compagno o fidanzato o l'ex nel 18,6% dei casi. Inoltre il 65% ha raccontato di aver subito un maltrattamento sia fisico che psicologico. Il 50,3% di chi si è rivolto al centro antiviolenza ha detto di non aver sporto denuncia. Infatti solo nel 6,7% dei casi di maltrattate ha avuto la misura cautelare di allontanamento da casa con divieto di riavvicinarsi. Inoltre per il 42,5% denunciatario con figli minori è stato aperto un procedimento al Tribunale dei Minori. I casi più gravi sono stati 18 con donne collocate in una struttura protetta. La rete attiva al centro antiviolenza è dotata di una cabina di regia che ha il compito di favorire l'emersione del fenomeno e monitorare l'andamento, adottando strategie e strumenti di prevenzione e contrasto, creando un sistema di interventi integrati che accompagnino la vittima nel percorso di uscita dalla situazione, analizzando i nodi critici e offrendo soluzioni e strumenti efficaci. L'intera collettività deve sentirsi coinvolta insieme alle istituzioni nel difendere la libertà, la dignità, la parità dei diritti, diritti delle donne, aspetti valoriali basilari per una cultura di contrasto alla violenza fisica, psicologica ed economica che va sempre condannata con estrema fermezza.